I continuem el congrés amb la intervenció de la doctora Sílvia de Messis Corsina, que ens parlarà de la procedència del Sant Jeroni penitent. La procedència és un dels aspectes importants de tota l'obra d'art. Voldria presentar a la doctora de Messis Corsina, que és professora d'Història de l'Art Modern a la Universitat de Sapienza de Roma. Va estudiar a l'Institut Central de Restauració dirigit per Cesare Tacchi i després a la Facultat d'Humanitats de la Universitat de Roma, on es va graduar amb Giulio Carlo Arga. Va començar la seva carrera com a professora de la Universitat de Nunzio Pescara, passant per la Universitat de Palerm i finalment a la Sapienza a Roma. El seu treball acadèmic investigador es reflexa en un gran número de publicacions i en particular estudis sobre la col·lecció Giustiniani, de la qual va fer les grans exposicions que vam parlar ahir, el 2001, i les seves aportacions han sigut molt importants per conèixer la procedència del nostre quadre Giustiniani. Gràcies, doctoressa, e aspettiamo la sua conferenza. Essere qui, è acceso. Sono davvero felice di essere qui con voi e felice di aver conosciuto Padre Laplana, l'abate del monastero. Sono felice di aver conosciuto Artur Ramon e di essere qui con due cari amici come Rossella Vaudrey e Gianni Papi. Con Rossella Vaudrey abbiamo già deciso di prevedere qui la nostra vecchiaia. E questo è un posto meraviglioso dove tutti i conflitti che ci sono fra gli storici dell'arte, perché noi storici dell'arte siamo sempre litigando su Caravaggio, ma qui tutto perde importanza, qui si torna nelle mani del Signore, si torna nel pensiero religioso antico e il San Gerolamo di Caravaggio non poteva avere destino più fortunato perché ha trovato una sede dove il significato del dipinto è pienamente compreso, è pienamente completato da tutto ciò che circonda questo quadro. Io sono stata a Barcellona nel 1976, vi mostro il manifesto della mostra che io portai e fu questa mostra sull'architettura italiana, ve lo faccio vedere perché venne a Barcellona e andò anche a Madrid, a Barcellona, antico ospitale della Santa Cruz, questa mostra che io avevo curato, era la mia tesi di laurea, fu Xavier Busquet a volerla e voi qui avete la collezione di Busquet di quadri impressionisti. Xavier Busquet era un grandissimo architetto catalano, perché la Catalogna ha molto in comune con l'Italia, molto. Quando parliamo di Spagna è un'altra cosa. Catalogna, siete voi e c'è un rapporto di sangue con l'Italia. Allora, vediamo qualche notizia sulla collezione Giustiniani. Anche se do qualche notizia a carattere generale, ma la provenienza Giustiniani non è completamente sicura. È un bel elemento per dare valore al vostro San Gerolamo, perché era una collezione di straordinario livello. Qui vedete i due principali artefici, il marchese, uomo di grandissima cultura. Adesso io sto curando le edizioni di alcuni scritti inediti di Vincenzo Giustiniani. Vincenzo Giustiniani
apparteneva a una cerchia che possiamo definire accademica. Nasceva con Vincenzo Giustiniani e con Cesi, che fondò l'Accademia dei Lincei, nasceva una nuova cultura, un nuovo modo di concepire il rapporto fra committente e artista. Il rapporto fra il committente e il pittore faceva sì che se un pittore lavorava per Vincenzo Giustiniani, il suo impegno per la qualità del dipinto era altissimo. Benedetto, suo fratello maggiore, era anche lui un collezionista e io ritrovai i suoi inventari inediti e il San Gerolamo, di cui parliamo, è presente nell'inventario del 1621. Questo potrebbe farci giustificare questo modo di dipingere così sprezzante, disinibito, audace. Questo quadro, che sicuramente è di Caravaggio, è molto diverso, ad esempio, da L'amore vincitore, che vedremo fra poco, perché dopo torneremo su... Ecco, adesso vediamo qualche quadro della collezione per parlare un po' più a fondo di questa importante raccolta e poi parleremo degli elementi a favore e gli elementi contro l'appartenenza alla collezione. C'era da parte dei Giustiniani una grossa attenzione verso le tematiche religiose. Benedetto era cardinale e tentò di diventare papa. Era lì e ci rimase malissimo, morì poco dopo, nel 21, per la delusione. Ma anche Vincenzo, anche se la sua cultura possiamo definirla libertina, libertina, non so che significato ha questo termine nella lingua catalana. In italiano, il libertino, in Italia del 600, il libertino è qualcuno che ha una cultura molto avanzata, non necessariamente antireligiosa, ma molto avanzata, una cultura che porta verso la modernità. Quindi l'incredulità di San Tommaso, vi prego guardatela bene perché la testa calva la rivedrete fra poco confrontata col Caravaggio, con San Gerolamo. Allora, l'amore vincitore ha un grado di finitura che Kit Christiansen ha attribuito al rapporto perfezionistico che avevano gli artisti con il Marchese Vincenzo. Il grado di finitura dell'amore vincitore che voi vedete alla vostra sinistra è, secondo Kit Christiansen, dovuto a questo personaggio esigente, nello stesso tempo amico degli artisti. Amico degli artisti, li ospitava e aveva una piccola collezione di ritratti degli artisti che avevano lavorato per lui. Quindi c'era un rapporto estremamente profondo, un rapporto che metteva in gioco l'intelligenza dell'artista che si lasciava guidare da Vincenzo. Qui vedete l'incoronazione di spine. Grazie alle ricerche sulla collezione Giustiniani che io promossi nel 1999-2000, prima della mostra
2001 in Palazzo Giustiniani. La mostra Giustiniani riportò la collezione, quanto era rimasto, nel palazzo dove era nata. In quelle circostanze ho potuto promuovere, avere un po' di fondi, perché siamo sempre senza soldi noi storici dell'arte. Abbiamo avuto qualche fondo per studiare gli archivi di Vienna. Con una ricerca d'archivio è emerso che l'incoronazione di spine veniva direttamente dalla collezione Giustiniani a Vienna, perché nell'Ottocento l'ambasciatore dell'impero austro-ungarico Lev Zeltern scrive al suo imperatore: ho comprato l'incoronazione di spine, la porterò a Vienna appena il Papa mi dà il permesso. Trovare questo ha consentito di datare l'incoronazione di spine prima del 1605, prima della partenza di Caravaggio da Roma, prima dell'assassinio, prima della morte del notaio Tommassoni. Quindi la collezione Giustiniani in tanti problemi è stata cruciale. Il suonatore di liuto che voi vedete alla vostra sinistra è un'altra vena di Caravaggio, è la vena, è la corda lirica dei suoi primi anni. Invece nell'incoronazione di spine noi vediamo quella drammaticità che era già matura nel 1605 del confronto fra sacralità, persecuzione di Cristo, sacrificio di Cristo. In questi quadri in cui Cristo è protagonista, noi vediamo anche l'idea che Michelangelo da Caravaggio aveva del potere. Quest'uomo con una corazza è quel potere con cui Caravaggio, carattere molto difficile, si scontra più volte e ogni volta ci lascia le ossa, perché anche se c'è sempre qualche grande personaggio che lo salva, però lui viveva in un continuo conflitto con la società del suo tempo. Pare che questo accadesse a Milano prima di arrivare a Roma. A Roma deve fuggire perché ha ucciso, a Malta viene cacciato come fetido e putrido, mi suggerisce Gianni Papi. Anche in Sicilia forse avrà dei problemi. Le tappe della sua fuga, le tappe della sua vita sono stranamente legate a tappe della famiglia, perché la famiglia Giustiniani era molto legata a Malta, all'ordine di Malta. La famiglia Giustiniani aveva potenti emissari in Sicilia. La famiglia Giustiniani a Napoli aveva degli addentellati. Sicuramente i primi che accolgono Caravaggio quando viene a stare a Roma, forse protetto dal cardinale Borromeo, i primi ad aiutarlo e ad appoggiarlo sono sicuramente i Giustiniani. Il cardinale Borromeo aveva abitato a Roma alla fine del Cinquecento, dove? In un palazzo di proprietà dello zio Giustiniani. I Giustiniani avevano 15 Caravaggio, nessun collezionista né romano né altrove ha avuto un numero così alto. Come mai? Qualcosa forse l'hanno comprato dopo. Per esempio la Filide sicuramente la comprano dopo, perché Filide lascia per testamento il suo ritratto con i bellissimi orecchini di perle scaramanze, le lascia a Strozzi, che era il suo amante.
quindi forse Vincenzo compra da Strozzi. Quindi la collezione è una collezione complessa, dobbiamo conoscere tutti gli addentellati, ma sicuramente i quadri di Caravaggio arrivavano nella collezione direttamente dal pittore. Questa è l'unica opera sulla quale abbiamo elementi, la Fillide, abbiamo elementi per dire che si tratta di un acquisto. Vediamo ancora qualcosa. Un altro importante punto di connessione fra Caravaggio e Giustiniani è stata la prima versione del San Matteo con l'Angelo per la Cappella Contarelli. Qui voi vedete entrambe le versioni, in bianco e nero, quello perduto che andò a Berlino. Certamente voi sapete che un nucleo importante, più di 100 quadri, venne comprato dal re di Prussia e poi è andato in parte ai musei di Berlino, qualcosa a Potsdam e altri pezzi nei castelli. Quelli che sono andati a Berlino, alcuni ci sono rimasti, alcuni, questo è il San Matteo con l'Angelo, questo è Cristo che sveglia gli apostoli nell'orto degli ulivi, questa è la Fillide di cui vi parlavo, questi sono in bianco e nero, anche se della Fillide avevo trovato una riproduzione a colori. Questi in bianco e nero sono quadri perduti, speriamo che un giorno saltino fuori dai depositi dei musei russi. Io non credo che siano distrutti, io credo che siano semplicemente nascosti, perché l'Armata Rossa fu la prima a entrare a Berlino e a mettere le mani sui quadri che erano stati messi nelle miniere, in depositi segreti. Oh. Sul San Matteo con l'Angelo, voi sapete com'è la storia. Il quadro sembra che non piacesse, perché San Matteo, rozzamente, piedi nudi, gambe accavallate, anzi incavalcate, l'angelo che gli insegna a scrivere e il San Matteo con un'espressione veramente di apprendista un po' fuori luogo, non piacque. E allora, come dicono le fonti, il marchese Vincenzo salvò Caravaggio comprando la prima versione, che divenne un punto nodale della collezione. Che questo rapporto dei Giustiniani con la Cappella Contarelli è tutto da approfondire, perché noi sappiamo che il rapporto di Caravaggio con la Cappella Contarelli è dovuto al il suo cardinale. Ma chi è il suo cardinale? Non c'è il nome. Lo dice Baglione, il suo cardinale. Allora, Baglione, che era molto legato a Benedetto Giustiniani ed era molto geloso di questo rapporto di Caravaggio con Benedetto, potrebbe benissimo riferirsi, quando dice il suo cardinale, potrebbe riferirsi a Benedetto Giustiniani e non al cardinale Del Monte. Anche perché quando finalmente viene tolta ai Crescenzi l'eredità Contarelli, eredità cospicua che doveva servire ai lavori della cappella, quando gli viene portata via, Benedetto Giustiniani ha un ruolo molto importante nella fabbrica San Pietro che gli consentiva
di dirigere questi lavori di completamento della cappella, mentre un rapporto di Del Monte con la Contarelli a me non risulta, correggetemi se sbaglio. Veniamo al nostro San Girolamo. Vediamo prima questa stupenda immagine di padre Bonaventura Bach, lui stesso San Girolamo, perché guardate questa barba, vi prego. E lui compra il quadro perché lui studiava San Girolamo. Era interessato agli studi biblici. San Girolamo, l'autore della Vulgata, colui che ha consentito a noi moderni di ricevere dei testi fondamentali della religione cristiana. Padre Bonaventura voleva comprare Ribera e ne compra altri due. L'attribuzione a Ribera a cosa si deve? Sia al fatto che Ribera ha sempre avuto davanti agli occhi Caravaggio, soprattutto negli anni che trascorre a Roma.